Nella quiete di nervi, i calciatori azzurri hanno trascorso in tranquillità la vigilia dell'incontro con la Cecoslovacchia. Il tempo è di cattivo umore, a poche ore dall'inizio del difficile confronto. Sereno appare l'umore dei nostri calciatori, moltissimi giovani nella rinnovata squadra dei moschettieri. Robotti, Castelletti, Fogli, Nicolè, Bean, Stachini. Capitan Boniperti ha una parola di incoraggiamento per tutti. Ha fiducia nei suoi ragazzi. Sa che si batteranno a fondo e li guida all'attesa prova. Piove quando le squadre irrompono di corsa sul terreno del genovese Stadio Ferraris. Sotto gli ombrelli 25.000 gli spettatori per 18 milioni di incasso. Il maltempo ha ridotto il numero dei tifosi ma non smorza l'entusiasmo dei presenti. Riaffiorano i ricordi nei preliminari, su tutti quello indimenticabile della nostra vittoria del 1934 sui cechi a Roma nella finale del campionato del mondo. Le due grandi scuole hanno subito poi un'eclissi. Ora cercano la via della rinascita. L'arbitro tedesco Schenchev dà il via. Il terreno è fangoso e infido. La palla si fa sempre più pesante e viscida. I cechi cercano subito di imporre la loro superiorità a metà campo. Hanno un quadrilatero mobile ed efficace, controllano per ora il gioco e la partita. Iniziano così metodicamente l'assedio alla nostra porta. Manovrano bene all'attacco, dove i laterali si infiltrano spesso. All'azione manovrata degli avanti avversari i nostri difensori rispondono con calma. Vadano a controllare ogni uomo. Chiudono i corridoi pericolosi. Guai a lasciarsi ubriacare dalla rete dei passaggi. Al duo Boniperti-Stachini il compito di portare in veloci contropiede l'insidia azzurra. Massiccia la squadra boema prosegue nel martellamento delle retrovie azzurre. Il gioco è duro ma non scorretto. Il controllo del pallone si fa più difficile. Non troppo azzeccata la mira degli ospiti. Fugge Stachini, coi suoi virtuosismi fa girare la testa a Novak. Anche per i nostri, mira sbagliata. Insistono i boemi nell'assalto alla rete italiana. Stanga Mollan fugge la palla a Buffon, gliela recupera Cervato. Prima mordente risposta azzurra, ma Astacio blocca in tuffo. I nostri giovani difensori reggono con bravura la pressione boema e Buffon riconferma pieno la sua classe. L'assedio dei cechi è implacabile. Gli azzurri cercano di allentare la morsa. Ancora Buffon salva di pugno un bolide di Caciani. I ragazzi non mollano e rinviano. Boniperti riporta i nostri all'attacco. È il coordinatore e l'animatore della squadra azzurra. Allora però è impreciso nei lanci. Sul rinvio i boemi vanno in vantaggio. Dopo una esatta triangolazione al centro, Manso Puste piazza la stangata. Gol! Nulla da fare per Buffon. La bolla è muta sugli spalti, quasi rassegnata. Il gol era nell'aria. Frustati dallo scacco, gli azzurri impostano veloci azioni d'attacco, ma non hanno molta fortuna. Padroni della metà campo, i cechi tentano di consolidare il bottino. È Masso Pust a saettare a rete. Di pugno Buffon salva, la difesa azzurra sfodera tutta la sua bravura per contenere il metodico assedio dei bianchi, che non rallentano il ritmo della pressione. Stachini riprende i suoi duelli con Novak, riesce spesso a sfuggirne. Piazza poi il centro. Ma i tiri conclusivi sono imprecisi. I nostri attaccanti si impegnano ora a fondo. Sono le premesse di una ripresa che sarà incandescente. Nicolai cerca i raccordi con i compagni. Il terreno tradisce in veloce centravanti azzurro. Allo scadere del primo tempo una pericolosa infiltrazione boema nelle nostre retrovie. Brumovski sbaglia in pieno. Nella ripresa l'incontro muta volto. Finisce la supremazia dei bianchi, comincia quella degli azzurri. Tocca ora alla difesa boema ad essere messa a dura prova. Con caparbietà i nostri attaccanti contendono ogni palla agli avversari. Non li mollano un momento, non concedono loro respiro. È la riscossa. Una pericolosa azione boema di alleggerimento vede Buffon impegnato in una parata d'alta classe. Ancora sotto gli azzurri, i difensori bianchi a volte ballano. Hanno richiamato indietro i laterali. La barriera contiene a stento i nostri scatenati, ma imprecisi nel tiro. Scatta via Bean, piazza la sventola, Staccio ferma esatto. Caciani riporta all'attacco i suoi uomini un po' stanchi e quindi più lenti. I nostri non si fanno sorprendere.
Triangola Nicolai con Boniperti. Il tiro finale di Bean è fuori. Un altro brutto momento sotto la porta cieca. La Polla urla il suo incitamento, va via Galli, è solo, perde la palla. Recupera Bean che gli tira addosso. Rari, i contropiede dei Boemi, metodici nella ricerca della manovra del primo tempo, sono costretti a tirare da lontano. Ancora Bean irrompe in area avversaria, la difesa bianca resiste caparbiamente, anche se denuncia qualche sbandamento. Da una mischia parte un tiro fuori di porta. Boniperti ha lanciato, stanga. Traversa in pieno, resta il marchio sul palo, disdetta. Irriducibile, Cacciani ritenta la manovra d'attacco, ma non trova nei compagni la collaborazione di prima. Ancora Bean in azione, ma l'incursione è salvata da Staggio. I nostri trovano nuovo vigore, sono in crescendo. L'attacco trova buoni collegamenti. La palla decisiva è a Bean. Tradito dal terreno, l'azzurro perde l'occasione. Senza respiro, gli azzurri sono ormai padroni del gioco. Da lontano Galli piazza il tiro, ma il portiere devia. Nasce un calcio d'angolo e da questo il pareggio italiano. Batte Bean, tocca secco Galli di testa, gol! È un delirio sul campo e sugli spalti. Un ultimo sprazzo dei Boemi, ma la stanchezza è in tutti. Il veloce incontro è stato massacrante su quel terreno. Sono i nostri ragazzi a battersi ancora sino all'ultimo. Cuore, estro e volontà hanno capovolto il risultato. L'esperimento dei giovanissimi non è fallito. La Polla entusiasta butta i cuscini in campo in segno di gioia. Fra i leali avversari una stretta di mano in nome dell'amicizia e della cavalleria sportiva. Con una prova di carattere e di tenacia, la squadra azzurra chiude un'annata infelice. Avrà un domani migliore.